Buon 1º maggio, buona festa dei lavoratori e del lavoro, care amiche e cari amici. Buon 1º maggio e buona festa del lavoro e dei lavoratori dal vostro Saint-Etienne. Vi ringrazio di seguirmi e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, azionate la campanella, date like a questo video, commentate nel contenuto e condividetelo affinché altri possano commentarlo. E farmi sapere tutti quello che ne pensate. Ma adesso passiamo al video. Da come ho esordito, avrete capito che intendo parlare proprio del 1º maggio. Vi ho fatto gli auguri, ma volevo essere un po' ironico. Scusate se non ho riuscito a dargli un tono ironico ai miei auguri, perché non ci riesco. Il fatto è che di quale 1º maggio stiamo parlando? Il 1º maggio è la festa del lavoro che non c'è e dei lavoratori che sono disoccupati. Ma non è così soltanto in Italia, è così in tutto il mondo. Infatti, delle proiezioni a futuro, che sono attendibili quanto si vuole, prevedono che entro il 2050 l'80% delle occupazioni attuali, dei lavori attuali, si saranno persi, forse sostituiti da altri lavori, come sempre succede, o forse no. Quindi ci sarà un gran numero di persone che rimarranno disoccupate e con bisogno del sussidio, perché non troveranno mai lavoro. E nel 2050 magari saremo 15, 20, 50 miliardi di persone. Con una popolazione mondiale che si espande e prolifera grazie agli avanzi tecnologici e anche della medicina, e con una scarsezza di lavoro sempre più cronica, come si riuscirà a sopravvivere nel futuro? E poi voi lo sapete che il 1º maggio è nato da una massacre di lavoratori che in Nord America sono stati fucilati il 1º maggio perché scioperavano per avere un aumento di stipendio e una riduzione di ore lavorative. Ma poi io dico, questa mattina, questo pomeriggio, siete andati e andate a fare bisbocce? Vi siete uniti fisicamente oppure attraverso la TV, lo smartphone, il computer, la laptop, la notebook, il tablet, il cellulare? A questi festeggi, a queste celebrazioni e festeggiamenti del 1º maggio, sin da quando io ho memoria, cioè fin da piccolino, il 1º maggio è tutto un ambaradam di concerti, sembra Sanremo, tutti a cantare la canzone che tutti vogliono interpretare e naturalmente O Bella Ciao, che non so che ha a che fare col 1º maggio. Io l'anno scorso, o nel 2018, non mi ricordo più, ho fatto la parodia al pseudo festival di Sanremo che è diventato il 1º maggio, perché armano un carrozzone, uno scenario, soprattutto a Roma, ma in ogni città italiana vanno quelli dell'Antifa, che già il fascismo non esiste più, esisteranno dei violenti che si scudano dietro una pseudo ideologia fascista, ma i fascisti non esistono più, come non esistono più neanche i comunisti. Ma armano tutto uno spettacolo, un carrozzone ambulante di canzoni di protesta di sinistra, canzoni eversive, canzoni sovversive, canzoni ideologiche, concettuali. Ma è tutto quello non serve a niente, è solo per creare delle atmosfere. Ormai i sindacati, già da decenni, che si sono venduti all'industria e agli industriali, non difendono più i diritti dei lavoratori. Quindi i sindacati insindacabilmente e arbitrariamente hanno abbandonato i lavoratori nei loro diritti. È da molto che ormai non c'è un avanzamento dei diritti lavorativi per colpa dei sindacati, che poi se la mandano, se la tirano, dicendo che loro sempre stanno lottando per i diritti dei lavoratori.
nel secolo passato e addirittura fine dell'Ottocento era vero, ma adesso di questi tempi io non ci credo più che loro lottano per i lavoratori, e lo vengo ripetendo almeno dal 2013 nei miei video. Andate a vedere il 1° maggio. Quindi ci sta. Il 1° maggio è una consuetudine consolidata. Bisogna uscire, non si lavora, è un giorno feriato, non è lavorativo, e il sistema controlla anche la protesta, controlla la sovversione, controlla l'infelicità delle persone. Il 1° maggio quindi diventa uno sfogo collettivo, una catarsi nella quale chi vuole protestare contro le ingiustizie crede che partecipando a un evento collettivo le ingiustizie si placheranno. Ma non è così. Non cambia niente, non è cambiato niente negli ultimi, da quando io avevo 8, 9, 10 anni, dagli anni 70, non è cambiato mai niente. Anzi, tutto segue il corso che deve seguire, grazie anche alla collaborazione dei partiti cosiddetti di sinistra, di destra, i sindacati, bianchi, rossi, verdi, azzurri, chi più ne ha più ne metta, la Chiesa, lo Stato, tutti collaborano a che le cose non cambino mai. Infatti la politica si rinnova costantemente. Nei politici, nei partiti, nelle sigle, negli acronimi, nelle idee, eppure è come il Gattopardo, bisogna cambiare tutto perché nulla cambi. E voi ancora ci credete? Io ormai ho gli anni che ho e sono nato cinico, scettico e stoico, quindi non ho mai creduto alla classe governante del nostro paese, del nostro ben amato paese Italia. Voi invece siete giovani pieni di ideali. Io sono nato cinico, non ho mai avuto ideali politici, economici, e quindi, come dire, adesso ultimamente c'è un governo nuovo, eppure quante cose sono cambiate realmente? Quante cose cambieranno? Quasi nessuna. C'è sempre più disoccupazione e colpano questo governo di turno. Ma quando c'era disoccupazione prima che aumentava? Dal 99 in poi che c'è disoccupazione che aumenta, e la crisi economica degli anni 90 che molti imprenditori si suicidavano, dove la mettiamo? E la crisi economica industriale degli anni 80, dove la mettiamo? Quindi, come vedete, tutti scendono in piazza a rivendicare il proprio talento, eppure dei politici che abbiamo nessuno ha fatto mai niente, dei sindacalisti nessuno ha fatto mai niente. Gli stipendi che si beccano, che si hanno beccato negli ultimi decenni. E con queste brevi considerazioni io vi saluto, cerco di filmarmi al meglio con questo cellulare, vediamo un po' come viene il filmato, perché ieri con l'altro cellulare è venuto molto sgranato. Poi non parlavo di nulla, ho fatto un live per salutarvi, invece oggi ho del contenuto, perché è quello che importa. Ho del contenuto ideologico, magari per qualcuno, ma è quello che vengo dicendo ogni 1° maggio, ogni festa del lavoro e dei lavoratori. Lavoro che non c'è, vallo a trovare, dimmelo a me che sono disoccupato. E festa dei lavoratori, che invece ai lavoratori gli fanno durante tutto l'anno la festa, con le tasse che devono pagare, le pensioni basse per quelli che sono pensionati, gli stipendi decurtati, ti prendono in nero, precarizzato, terziarizzato, ti dilazionano lo stipendio, ti pagano forfettariamente. Che festa del lavoro facciamo? Che festa del lavoro volete fare? È solo per mancare un giorno dal lavoro, per fare festa? Ma la festa ve la stanno facendo a voi. Lo volete capire che la festa ve la fanno a voi come lavoratori, se lavorate? Non è che per un giorno di festa che vi fanno all'anno va tutto bene. Voi fate un giorno di festa all'anno, ma gli altri 364 giorni, se non è bisestile,
l'anno bisestile, gli altri 365 giorni, una volta ogni 4 anni, la festa ve la fanno a voi, incluso sabato, domenica, capito? Con vacanze più corte, con indennizzazioni più corte, con retribuzioni più corte, insomma, poi si andrà in pensione agli 80 anni, perché si è in troppi, perché lavorano sempre meno. Quindi non mi venite a dire che oggi come lavoratori avete fatto festa. Tutti oggi a scambiarsi gli auguri, come se il lavoro andasse bene e i lavoratori avessero lavoro degno di essere chiamato lavoro. Auguri, auguri, tutti si scambiano gli auguri. E invece no. Altro che auguri. Auguri oggi. Ma domani, che è finita la festa, il santo è gabbato. Oggi voi siete protagonisti della festa del lavoro e dei lavoratori. Ma domani vi faranno festa a voi. E voglio vedere come continuerà l'anno per tutte e tutti voi, se ci avete lavoro. Se non ce l'avete, peggio. Peggio per voi. Ma se ce l'avete il lavoro, come continuerà? Saranno tutti i giorni di lavoro un giorno di festa? No. Allora bisogna ricordare che la festa del lavoro non è nata perché i lavoratori possano fare festa e perché si celebra il trionfo del lavoro, ma è nata per commemorare un lutto, la massacre di lavoratori in Nord America, in Boston, credo, che protestavano proprio per avere uno stipendio più alto e meno ore di lavoro e avere diritto alla pensione. Quindi la festa del lavoro è una commemorazione, dovrebbe essere la commemorazione del lavoro, dei diritti sul lavoro, dovrebbe essere la commemorazione dei diritti sul lavoro e la commemorazione della massacre di operai in Nord America. Invece, proprio perché si gioca sulla semantica, sulle parole, è diventata la festa del lavoro in Nord America e in Europa la festa dei lavoratori. Per cercare di cancellare l'evento luttuoso, la strage degli operai che ha portato a celebrare questo giorno, perché è stata la ricerca di conquiste sul lavoro per sconfiggere le iniquità lavorative che ha fatto scioperare quegli operai e la polizia in Nord America gli ha sparato a uccidere, capito? Non so quante centinaia sono morti, che se l'avessero fatto in Italia o in Germania durante il nazifascismo sarebbe stata una cosa orrenda, ma è stato fatto negli anni 30, credo, in Nord America o a fine dell'Ottocento, che anche dopo il venerdì nero del 29 sono state massacrate migliaia, centinaia di cittadini che manifestavano contro Wall Street. Vi ricordate l'Occupy Wall Street di anni fa? Io ho fatto un video, andatelo a cercare. Ebbene, anche il venerdì nero del 29, dopo quella data, c'è stato un Occupy Wall Street. Hanno massacrato alle bastonate, ai calci, la polizia montata a cavallo. Hanno massacrato negli Stati Uniti centinaia di persone, ci sono stati morti. Di quello non se ne parla più. Se ne è parlato qualcosa durante l'Occupy Wall Street, mi sembra del 2008, e poi silenzio. Ma delle cose brutte che sono successe negli Stati Uniti decenni fa, 100 anni fa, non se ne parla quasi mai, o più di 100 anni fa. Vabbè, allora Occupy Wall Street non si festeggia, anche se hanno tentato rivivificare il movimento nel 2008 con la crisi borsatile della bolla immobiliare che c'è stata, ma io a quello gli ho dedicato dei video e questo video lo voglio fare corto. Però la festa del lavoro e dei lavoratori è per commemorare la lotta dei lavoratori che sono morti, per rivendicare i diritti lavorativi e commemorare quei lavoratori. Non è un giorno di festa o una concessione ai lavoratori perché si riposino oggi, perché purtroppo molti interpretano questo. Molti interpretano che è una concessione ai lavoratori perché si riposino ed è una festa del lavoro per celebrare il lavoro, come si festeggia l'arrivo della primavera o la sagra del vino, che si fa il vino con l'uva o la raccolta dell'uva. Invece no.
per commemorare i caduti nella protesta di Boston, credo, per mano dell'esercito della polizia, e per rivendicare un degno lavoro per tutti i lavoratori. Quindi è una giornata commemorativa, non di festa. È una giornata commemorativa delle rivendicazioni sul lavoro e commemorativa dei caduti per tali rivendicazioni. Allora, non voglio essere più ridondante, poi ci sarebbero tanti temi dei quali vorrei parlare, come la crisi venezuelana, ma uscirei fuori dal seminario. Poi non ho tempo di editare altri video, quindi questo sarà l'unico che faccio oggi. Grazie a tutti e tutti voi di seguirmi. Mi raccomando, commentate sotto questo video che cosa ne pensate e condividetelo affinché anche altri possano commentarlo, e così aiuterete il mio canale, mi aiuterete a me e soprattutto mi aiuterete a sapere cosa ne pensate. Arrivederci, buon giorno del lavoratore, ciao dal vostro Sant'Enchan. E mi raccomando, ogni video che guardate commentatelo e condividetelo. Così mi aiuterete a recuperare la monetizzazione. Io, nel giorno del lavoro e dei lavoratori, vi devo confessare che sono ancora disoccupato. Ciao ciao. Poi ci sono molti haters che mi criticano e io gli invito anche a loro a commentare questo video e anche tutti gli altri. Voglio anche conoscere l'opinione degli haters, sebbene qualcuno dica no, non citarli in ballo perché sono delle rogne. Ma io sono democratico e accetto le critiche di chiunque. Allora, agli haters anche invito a guardare tutti i miei video, a commentarli e a condividerli affinché anche i loro amici haters e le loro amiche haters possano commentare i miei video. Ciao!